su toptraining.it. Continuiamo con il nostro speciale Mondiali Daegu. Iniziamo oggi con l'analisi delle gare di maratona, a meno 3 giorni dall'inizio della grande competizione mondiale. Sentiamo Giorgio Rondelli nella sua analisi della gara di maratona maschile. Per quanto riguarda la maratona maschile, avremo al via un poco più di 60 atleti. La lotta dovrebbe svilupparsi fra il gruppo degli etiopi con Gebremariam, Tolam, Vendimu, Vorku, i keniani, Kipruto, Kipto e Kirui, i due marocchini, Burandan e Gumri, l'ugandese Kiprotich, e poi un quartetto di giapponesi con quattro atleti da 2 ore e 09, quindi gara che chiaramente sarà condizionata da situazioni ambientali non favorevoli per una grande prestazione. Quindi impererà soprattutto il tatticismo. Non ci sono tutti i migliori perché alcuni sono poi di questi grandi maratoneti, stanno già preparando le varie classiche di Berlino e New York in particolare. L'Italia schiera Ruggero Pertile, l'ultimo dei grandi moicani del fondo azzurro, un Pertile che quest'anno ha corso in 2:11:23, ha già 37 anni, è un atleta esperto che sa correre in progressione, potrebbe trovare un piazzamento importante. L'atleta più anziano in gara è lo spagnolo José Manuel Martínez, Chema Martínez, che l'anno scorso, ricordiamo, fu medaglia d'argento a Barcellona, agli europei di Barcellona. Un Martínez che ha la stessa età di classe 71 come il nostro grande ex Stefano Baldini, quindi ha già compiuto i 40 anni. Auguri e ancora lunga salute a questo grande protagonista spagnolo. Giorgio, invece in campo femminile quali saranno le protagoniste di questa maratona? Ma qui diciamo che a livello femminile scompare un po' il Marocco come protagoniste, e poi ci sarà la solita sfida con almeno a 3 paesi, con in particolare solita l'Etiopia, con la Dula, la Beisa, la Bekele, la Merga, la Kebede, la Tune, atlete che hanno personali fra i 2 ore 22 e le 2 ore 24. Il Kenya con la Cheprop, la Jepto, soprattutto la Kiplagat. Ancora il Portogallo ha una buona atleta come la Barros, atleta da 2:25, la Svezia pure una buona atleta con l'Anderson da 2:23, e poi le giapponesi, la Ozaki e la Nakazato, due atlete che hanno personali da 2:24 e 2:23, quindi anche qui insomma potrebbero esserci anche gare a livello di squadra, cioè tutte le squadre più forti hanno 3-4 atlete al via. Non ci sono atlete italiane perché per motivi così, diciamo, di ordine climatico ha rinunciato la nostra migliore, la Incerti. Il suo allenatore prevedeva che fosse una gara troppo dura, che poteva lasciare dei segni anche per il futuro della nostra numero uno azzurra, e quindi non c'è la genovese che è in maternità, e non c'è neanche la console. Quindi nessun atleta azzurra al via in una gara difficile, dove gli Stati Uniti schierano addirittura, dovrebbero schierare Colleen De Rooij, atleta sudafricana che poi ha preso la nazionalità degli Stati Uniti, classe 64, cioè un'atleta che ha già compiuto 47 anni e che in carriera ha un personale di 2:26:35. E come a Martinez, tanti auguri anche a Colleen De Rooij.